esiti naturalmente noi ne eravamo consapevoli, dalla riunione non ne potevano venire. Noi abbiamo avuto l'esigenza stamattina di incontrare la prefettura di Siracusa per presentare intanto un problema che conoscono tutti, che la città conosce tutta, che è il problema del lavoro dei lavoratori della provincia, e abbiamo voluto fare un ripasso alla provincia ricordando che esistono 600 famiglie che attendono lo stipendio da mesi, e questo voglio dire è un pezzo. L'altro pezzo è che proprio stamattina a Palermo c'è riunita la conferenza Regione Autonomia Locale e si decide proprio sulla ripartizione delle somme, che su Siracusa, questo diciamo è stato l'altro elemento che abbiamo voluto sottolineare al prefetto, e abbiamo chiesto al prefetto che intervenga immediatamente comunicando che i lavoratori a Siracusa sono davanti il palazzo della prefettura perché chiedono maggiore attenzione. Si stanno ripartendo le somme, come dicevo, in questa conferenza Regione Autonomia Locali, e per Siracusa naturalmente si chiede, come dicevo, una maggiore attenzione, perché da come annunciato le somme che sono destinate per Siracusa non sono bastevoli per pagare gli stipendi fino a dicembre. Ma non solo questo, naturalmente noi rischiamo come lo scorso anno di inseguire le istituzioni e inseguire la politica regionale, una politica che peraltro regionale durerà da qui a qualche mese, non sapremo neppure a chi rivolgerci perché entriamo nel meccanismo perverso delle prossime elezioni, con il rischio che naturalmente non avremo neppure interlocutori politici, considerando che fino ad ora non ne abbiamo avute neppure, nonostante ci sia stato un governo regionale. Ma al di là di questo, che cioè la situazione può essere più drammatica, il punto è che se non qualcuno non interviene, e questa è la preoccupazione nostra, a aumentare quelle risorse attualmente disponibili e previste per Siracusa, noi rischiamo che questi lavoratori e questa città rimanga senza servizi, e il lavoratore naturalmente senza stipendio. Da qui a qualche mese si riapriranno le scuole, naturalmente senza ulteriori servizi che nessuno può garantire, perché se non ci sono i soldi degli stipendi non ci saranno neppure le risorse per coprire i servizi. E le strade provinciali? E le strade provinciali, con il rischio che c'è e che abbiamo già vissuto quest'inverno cosa è successo nelle strade provinciali. Ma al di là di questo c'è una norma regionale che non è peraltro non è neppure rispettata, cioè il legislatore l'ha fatta ma poi si dimentica anche delle leggi che fa, dicendo che le risorse dovevano essere bastevoli e in ogni caso prioritarie per pagare gli stipendi. Assolutamente falso, c'è una norma regionale, denunciamo che è falsa, e che naturalmente non garantisce il proprio contenuto e il rispetto a chi era rivolto, cioè i lavoratori della provincia. Noi dobbiamo dire grazie alle pensioni dei padri, delle madri, delle suoce, dei suoce, se possiamo andare avanti con i mutui e le cose, ma questi genitori quanti soldi ci potranno dare, per quanti altri mesi? E qualcuno alle sue spalle dice chi ce l'ha questa possibilità? Voi andate al mare, noi non possiamo portare neanche i figli al mare, perché per andare al mare ci vuole la benzina. Io vengo da Sortino, metto benzina per venire a lavorare. Se devo portare i miei bambini al mare devo mettere benzina e ne portarmi i panini, perché non è che mi posso permettere come lei onorevole di andare a mangiare del pesce, anche della sarda normale, questo non ce lo possiamo permettere più. Quindi quando siete sotto il sole ricordate alla gente che sta soffrendo per un piatto di pasta. Qui siamo dal mese di febbraio che non percepiamo gli stipendi. Sì, duriamo, noi siamo buoni, capiamo tutto quello che volete, però datevi una mossa, ma una mossa veramente. Qua ci vuole un intervento straordinario, perché altrimenti, se non si va a fare un intervento straordinario, le problematiche degli stipendi e dei servizi rimarranno sempre, fino a quando non ci sarà una nuova politica, perché per esempio nessuno mette il dito sul prelievo forzoso. Io non dico che è prelievo forzoso, per me è una rapina a mano armata, perché il prelievo forzoso, a mio avviso, il prelievo forzoso mi starebbe bene qualora uno preleva una certa somma in percentuale, ma qua siamo al discorso che io prendo 10 e loro fanno una rapina a mano armata, dicendo, poi ci devono garantire e ci devono fare capire alcune cose. Ma se io mi chiamo provincia, non capisco come mai il signor Renzi, il governo nazionale, siccome mi chiamo provincia mi fa il prelevo forzoso, al momento in cui deve mandare le somme io sono consorzio, quindi non capisco questo atteggiamento. E quindi è un invito che si deve fare alla politica nazionale, perché la politica nazionale è insieme a noi che deve risolvere queste problematiche della cittadinanza di Siracusa e dei comuni. Perché attenzione, avete detto l'inverno, ma guarda che c'è l'estate, gli incendi nelle strade saranno paurosi.